Davide Carteri, 2-1 contro il Deruta, è una vittoria che ha chiuso una settimana, possiamo dire che insomma era stata la più complicata di questo avvio di stagione, perché era arrivata dopo la sconfitta di Sansepolcro. Sì, tanto perché era la prima sconfitta e non eravamo abituati, quindi c'è sempre un po' di scoramento, qualche tossina da buttare via in settimana, però abbiamo vinto domenica e adesso siamo ripartiti questa settimana carichi, con entusiasmo e stiamo preparando al meglio la prossima sfida con la Ponte Vecchio domenica. E vogliamo fare un'altra vittoria per continuare questo momento che ci deve portare a una continuità di risultati che forse c'è un pochino mancata in questo avvio di campionato, però ci stiamo preparando bene e domenica vogliamo raccogliere un altro ottimo risultato. Sono passate 6 giornate di campionato, non sono molte, non sono nemmeno poche, però è un miniciclo che si è chiuso. Che giudizio, insomma, ti senti di dare su questo avvio di stagione dell'Arezzo? Ma penso che siamo partiti un pochino sottotono e poi ci siamo ripresi, abbiamo fatto delle buone partite, peccato per quella Sansepolcro dove il risultato non è stato buono, però dobbiamo continuare su questo percorso che abbiamo iniziato e alla fine vedremo cosa siamo riusciti a fare. Penso che però continuando così i risultati arriveranno e ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Chiaramente c'è da migliorare, lo sappiamo, però siamo consapevoli di questo e è una buona base per lavorare questa. Tu prima hai detto la classifica ancora non la guardo, però domenica c'è Pianese Foligno, l'Arezzo gioca in trasferta a Ponte San Giovanni. Potrebbe essere un'occasione buona per accorciare su quelle che stanno davanti, no? Sì, dipende da noi. Se noi facciamo l'Arezzo, facciamo quello che dobbiamo fare e dopo possiamo guardare quello che hanno fatto gli altri, sperando magari di aver recuperato qualche punto. Però ti ripeto, dipende da noi prima. Prima facciamo la partita nostra, conquistiamo i 3 punti e poi vedremo cosa hanno fatto gli altri. All'Arezzo, dice qualcuno, manca ancora il piglio della grande squadra che è consapevole di avere i mezzi per vincere il campionato. Sei d'accordo tu con questa analisi? Forse più che il piglio, ogni tanto ci prendiamo delle pause durante la partita e non sviluppiamo per 90 minuti cioè, continuativamente il nostro gioco e quindi magari andiamo un po' in difficoltà. Quando riusciremo a far questo, penso che diventeremo noi i padroni della partita, gestiremo le gare come vorremmo noi dall'inizio alla fine. Forse cambierete idea anche voi, però non penso che manchi il piglio a questa squadra, ci sono elementi con esperienza, con qualità e quindi i valori verranno fuori di sicuro. Chiedo un'ultima cosa a livello personale, da Ostia in poi il tuo rendimento è lievitato, merito della condizione atletica che è migliorata o insomma del rendimento di squadra che ti ha aiutato e che si è alzato a livello generale? Di sicuro il rendimento della squadra aiuta il singolo, io ero un pochino indietro di condizione, adesso sto lavorando per avere una condizione accettabile, sì, le cose sono migliorate, però l'importante è la squadra. Se la squadra gira, anche il giocatore fa meno fatica. Quindi tutti assieme lavoriamo per farci trovare pronti alla domenica e la giochiamo di squadra per avere risultati di squadra. Poi quello che fa il singolo dà una mano solo, ma nessuno è indispensabile. Quindi se io non ero in forma, non giocavo bene, la squadra mi ha dato una mano e adesso le cose vanno meglio, sia per me che per la squadra.